ETG più Today, buongiorno e ben ritrovati con il nostro appuntamento del mattino. Come sempre, in primo piano le notizie di attualità a partire dalla politica. È morto Roberto Maroni, aveva 67 anni, ex governatore di Regione Lombardia ed ex ministro, storico esponente della Lega. Sono tantissimi messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore, messaggi ovviamente trasversali, bipartisan dall'intero mondo della politica italiana. E ancora la politica con la legge di bilancio approvata appunto dal Consiglio dei Ministri nella notte, tantissime le novità, dalle pensioni al reddito di cittadinanza, all'assegno unico fino ai provvedimenti, le misure messe in campo per contrastare il caro energetico, il caro bollette. Faremo poi il punto sulla manovra specifica, leggendo appunto diversi articoli di giornale. Intanto è in corso la conferenza stampa del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Si tratta appunto della prima manovra, della prima legge di bilancio approvata dal nuovo governo. Ma come sempre ad ETG più Today, questa mattina la nostra finestra sul territorio lombardo si andrà ad aprire da Sondrio, dove siamo in diretta con Gli Elisa amici di Santamaria. ETG Buongiorno Today, Elisa. oggi siamo in diretta da Sondrio, cade una leggera pioggia che tradotto vuol dire che in quota si trasforma in neve ed è sicuramente un buon segnale in vista dell'approssimarsi, dell'avvio della nuova stagione invernale e sciistica. Da Sondrio commenteremo insieme non solo ovviamente le aspettative per questo inverno, ma anche le notizie di attualità. Armati di Corriere parleremo di reddito e bollette, ecco le misure, cercheremo anche di capire qui a Sondrio come stanno andando le cose. Di questo ed altro parleremo nei prossimi collegamenti. A te, Vittoria. Grazie Elisa, quindi andiamo subito alla nostra rassegna stampa. In apertura del Corriere della Sera, lo vedete, è morto Roberto Maroni, aveva 67 anni, sto facendo le cure, queste le sue ultime dichiarazioni nell'intervista appunto rilasciata al Corriere. Ex governatore lombardo ed ex segretario federale della Lega, era malato da tempo. L'ultima intervista per guidare la Lega. Serve un moderato, non trascuro la malattia che mi ha colpito. E ancora la scomparsa con il ricordo di Salvini. Buon vento Roberto, leghista per sempre, la famiglia, grande marito e padre. E poi ancora gli articoli di approfondimento per quanto riguardano l'ex ministro ed ex governatore lombardo Maroni. E poi in aggiornamento, ovviamente, perché si sta tenendo in questi minuti la conferenza stampa sulla legge di bilancio, Meloni dice: scelte politiche nella manovra, fatto il giusto senza cercare consenso. E ancora appunto il decreto con il comunicato integrale, dove è possibile avere tutte le misure. Le polemiche che riguardano ovviamente il reddito di cittadinanza, lo abbiamo sentito in campagna elettorale, la Meloni ha sempre detto di voler rivedere appunto la misura, ovviamente contrari il Movimento 5 Stelle, il presidente Conte, che invece tende a salvaguardare quello che è stata appunto la sua misura. Reddito abrogato dal 2024, scontro nella maggioranza, Conte, lo dicevamo, disposto a tutto, misure per quasi 30 5 miliardi Meloni, un piano coraggioso che scommette sul futuro di famiglie e giovani. Siamo su Lanza.it, in primo piano dunque i dettagli della manovra. È in corso, lo dicevamo, questa conferenza stampa. È una manovra che fa scelte politiche, ancora una volta in primo piano dunque le parole della Premier Meloni e poi appunto la notizia che riguarda la scomparsa di Roberto Maroni, ex ministro dell'Interno, aveva 67 anni, lottava da tempo contro una grave malattia, ha fatto parte della Lega fin dalla sua fondazione, è stato anche appunto governatore della Lombardia. E ancora un focus dedicato all'economia con la manovra. Ora l'Italia riparte, ancora le parole del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, e ancora una volta un altro pezzo di approfondimento. Una manovra coraggiosa sostiene i cittadini. Nei giorni scorsi la direzione del governo era stata appunto di salvaguardare, o almeno tentare di mettere all'interno della legge di bilancio tutte quelle misure per tentare di contrastare il caro bollette per famiglie ed imprese. Repubblica.it, in primo piano la conferenza stampa. Meloni, manovra coraggiosa e figlia di scelte politiche, aiuta i ceti medi, non ai ricchi. E sotto lo vedete la foto, il lutto, Roberto Maroni è morto, la famiglia ciao Bobo, inguaribile.
ottimista e ancora appunto di lato alcuni articoli di approfondimento che riguardano ovviamente la vita politica di Maroni. Il governo sia la manovra, ecco cosa c'è, dalla famiglia al lavoro alle pensioni, misure per 35 miliardi, Meloni, l'Italia torna a crescere. Allora andiamo a leggere il pezzo di approfondimento che riguarda giustamente l'addio a Roberto Maroni, ex ministro dell'interno, aveva 67 anni, lottava da tempo contro una grave malattia, è morto l'ex ministro dell'interno, Roberto Maroni aveva 67 anni, era nata a Varese il 15 marzo 1955, sposato, due figli, laureato in giurisprudenza, avvocato, era stato responsabile dell'ufficio legale della sede italiana di una multinazionale statunitense, tifoso del Milan. Maroni aveva anche la passione per la musica e suonava il sassofono in una band. Considerato il braccio destro di Bossi e il numero due della Lega, Maroni ha fatto parte della Lega Lombarda fin dalla sua fondazione. Secondo quanto si è appreso, Maroni si è spento nella sua casa, nel Baresotto, dove ha trascorso gli ultimi mesi. Ha condiviso con Umberto Bossi gli inizi della Lega Nord, tre volte ministro, vice premier, governatore della regione Lombardia. È stato anche segretario federale della Lega. Dal 2021, quando ha scoperto la malattia che lo ha condotto alla morte, si era ritirato dalla politica attiva. E qui in allegato all'articolo un tweet di Matteo Salvini, grande segretario, super ministro, ottimo governatore, leghista sempre e per sempre. Buon vento Roberto, queste appunto le parole di Salvini, segretario della Lega. Appunto che commenta la scomparsa di Maroni. Per Maroni l'incontro nel 1979 con Umberto Bossi cambiò la sua vita. Se lui è il papà della Lega, io ne sono la mamma, spiegava, e da quel giorno la politica diventò il suo lavoro. Maroni è tra gli 80 leghisti che rappresentarono per la prima volta la Lega in Parlamento nel 1992, poi diventato ministro dell'interno e vicepresidente del Consiglio nel 94, ministro del lavoro ancora nel 2001 e successivamente dell'interno nel 2008, sempre con Silvio Berlusconi, presidente del Consiglio, per chiudere infine la sua carriera nelle istituzioni come presidente di Regione Lombardia dal 2013 al 2018. Aveva annunciato la sua candidatura per diventare sindaco di Varese, ma la malattia lo ha costretto a rinunciare un anno fa. Tutta la vita sempre nella Lega, di cui è stato fondatore e segretario, con rapporti non sempre facili sia con Bossi sia con Salvini, federalista ma non secessionista, toni moderati ma sempre con grande passione, ascolto dei militanti e ostilità nei confronti di qualsiasi cerchio magico, sono state appunto le caratteristiche di un uomo che nella sua ultima intervista al Corriere della Sera si è definito un sognatore, perché oltre ai vaffa del Barbaro, il militante leghista secondo lui ha sempre avuto un sogno, cioè un progetto realizzabile, a differenza dell'utopia. Questa notte alle 4 il nostro caro Bobo ci ha lasciati. A chi gli chiedeva come stava, anche negli ultimi istanti, ha sempre risposto bene. Eri così, Bobo, un inguaribile ottimista, sei stato un grande marito, padre e amico. Questo dunque il messaggio che la famiglia ha comunicato sulla pagina Facebook di Roberto Maroni, comunicando dunque la morte dell'ex ministro avvenuta nella casa di Lozza Paese nel Baresotto. Numerosi appunto gli attestati di stima e di cordoglio che stanno arrivando in queste ore, ovviamente trasversali nel mondo della politica. Buongiorno, con chi siamo in linea? Pronto, buongiorno, non la sentiamo. Buongiorno. Sì. Mi chiamo Giovanni, telefono da Cassano Magnago. Prego. Volevo prima di tutto fare le condoglianze alla famiglia Maroni. Che io ho conosciuto a Cassano Magnago, che era insieme a Bossi. Dispiace tanto, perché un lutto fa sempre, come devo dire, malinconia, ecco, e altre cose. Poi le volevo chiedere, al di fuori di questo, se naturalmente le pensioni, essendo che io ho 75 anni, sono pensionato, se naturalmente uno che prende 1.100 e qualcosa come certo. La mia pensione, se verrà aumentato all'inizio dell'anno, ecco, solo questo, perché veramente siamo
disastrati, perché certo, i viveri di prima necessità, specialmente il pane, è arrivato a 5.000, no, a 5.000, mi scusi, a 5 euro al chilo. Chiaro, capisce? Chiaro, l'aumento, la ringrazio innanzitutto per essere intervenuto, grazie mille. L'aumento dei prezzi lo stiamo registrando oramai da mesi nella manovra di bilancio appunto approvata dal Consiglio dei Ministri, credo sia terminata la conferenza stampa del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, prevede anche delle misure che riguardano l'IVA su alcuni prodotti. Allora andiamo a leggere quindi immediatamente quali punti essenziali contenuti, siamo sul Corriere della Sera, lo vedete, la legge di bilancio, manovra del governo Meloni, dalle pensioni alle bollette, cosa c'è, cosa è contenuto nel testo. Il governo di Giorgia Meloni ha varato nella notte tra lunedì e martedì la sua prima legge di bilancio, l'approvazione della manovra è arrivata dopo ore di discussione in Consiglio dei Ministri, settimane di annunce smentite, punta secondo le intenzioni dell'esecutivo a dare un segnale forte di discontinuità rispetto alle misure dei precedenti governi. La battaglia ora si sposterà in Parlamento, quella che leggerete sono dunque misure non ancora in vigore, lo saranno ovviamente dopo l'approvazione finale del Parlamento, i tempi però sono strettissimi perché il testo deve essere approvato Camera e Senato e poi ovviamente spedito a Bruxelles entro la fine del mese, quindi il 30 novembre. Allora, tra le misure più rilevanti, le modifiche sulle condizioni per andare in pensione, arriva quota 103, significa che nel 2023 si potrà andare in pensione anticipata con 62 anni d'età e 41 anni di contributi. E ancora, lo abbiamo letto, lo scontro politico sull'abolizione del reddito di cittadinanza dal 1 gennaio 2024, il sostegno ai poveri sopravviverà al massimo per un anno e già nel corso del 2023 non verranno accettate più le domande. Con un provvedimento collegato alla manovra il governo dovrebbe definire il nuovo sistema. Dal 2024 al posto del reddito ci saranno due strumenti, uno per la lotta alla povertà destinata a coloro che non possono lavorare, l'altro per le politiche attive per le persone occupabili. E lo abbiamo detto, era già stato anticipato sostanzialmente in campagna elettorale l'intenzione del nuovo governo, quella di, se non abolire poi di fatto come stiamo leggendo, quantomeno però rivedere il reddito di cittadinanza. Evidentemente se non saranno più accettate domande a partire dal nuovo anno, quindi dal 2023, la misura andrà rivista in toto. E ancora, il taglio del cuneo fiscale sarà ancora di 2 punti per coloro che hanno una retribuzione fino a 35.000 euro lordi, mentre salirà a 3 punti per chi guadagna meno di 20.000 euro. La flat tax, il tetto per la flat tax per le partite IVA sale a 85.000 euro e ancora la pace fiscale e l'innalzamento del tetto al contante a 5.000 euro. Euro, questa anche era una misura già circolata nelle ultime settimane. Nell'articolo del Corriere della Sera ovviamente c'è un focus su ogni punto della manovra, su ogni aspetto, lavori e pensioni, appunto lo abbiamo visto, quota 103 soltanto per il prossimo anno, quindi per il 2023, mentre quest'anno i lavoratori potevano andare in pensione anticipata avendo 64 anni d'età e 38 di contributi, l'anno prossimo potranno farlo se hanno 62 anni con 41 di contributi, cioè cambia il mix per accogliere la forte richiesta della Lega di consentire a chi ha 41 anni di servizio di lasciare prima il lavoro. Mi interrompo perché c'è una chiamata. Buongiorno, con chi parliamo? Sì, io sono Angela. Ieri ho telefonato per farvi un elogio perché mi piace la signorina che c'è anche adesso. E quindi volevo, però mi è successo che è stata una estra, ha detto, e mi avete cercato dei soldi praticamente, ma da dove li accreditate sul mio telefono? No signora, non so di cosa sta parlando veramente, non ho capito. Perché mi ha chiesto la signorina se io ero disposta a dare un contributo e quando gliel'ho detto a mio marito mi ha dato uno schiaffo e sono costretta a togliere il telefono. Guardi signora, mi coglie impreparata perché veramente se è una richiesta, da quanto ho capito, di contributo, ovviamente non dipende da noi, non so cosa fa riferimento, comunque ecco, le ripeto, non dipende da noi. Grazie per le dichiarazioni, sì, forse ha chiamato anche ieri, ma non capisco il motivo della chiamata e veramente non capisco a cosa si sta riferendo per il contributo, davvero.
dei soldi, ma per che cosa? Perché? Ma si sta riferendo a noi, mi scusi. Sì, era proprio voi. No, guarda, adesso, si sta sbagliando, questo glielo posso dire, perché allora facciamo un altro mestiere tranquilla. Nella vita, quindi... Va bene, ok, io ho telefonato adesso perché allora posso stare tranquilla. Non ma ci mancherebbe, signora, attenzione anzi alle dichiarazioni che vengono fatte, perché appunto, come sa, facciamo un altro lavoro e di certo non no, siamo... Ma il contributo che chiedete lo addebitate sulla bolletta. No, guardi, signora... Non addebitiamo nulla, siamo una televisione e non addebitiamo proprio nulla, guardi, non è questo allora, il nostro lavoro, bene, quindi okay, allora attenzione anche tranquilla. Alle dichiarazioni che vengono fatte, perché appunto poi possiamo anche allora agire di conseguenza. Tranquilla? Non esiste, non scherziamo, veramente la ringrazio per essere intervenuta, però di certo non facciamo illazioni, perché appunto poi ci sono anche delle conseguenze, siamo giornalisti, ovviamente non chiediamo contributi, ci mancherebbe. Allora, torniamo al pezzo di economia che mi sembra più interessante. Stavamo leggendo come cambia la pensione quota 103 soltanto per il 2023. Quest'anno i lavoratori potevano andare in pensione anticipata avendo 64 anni d'età e 38 di contributi. L'anno prossimo potranno farlo se hanno 62 anni con 41 di contributi. Cambia cioè il mix per accogliere la forte richiesta della Lega di consentire a chi ha 41 anni di servizio di lasciare prima il lavoro. Per limitare la spesa al requisito dei contributi è stato appurato, appunto, affiancato quello dell'età, quindi 62 anni. In questo modo la platea potenziale di coloro che potranno andare in pensione con quota 103 si restringe a 48.000 lavoratori per una spesa di circa 750 milioni di euro. Questo sostanzialmente, ecco, quello che prevede la manovra di bilancio sul punto delle pensioni. Ovviamente nell'articolo trovate gli approfondimenti necessari. Ancora per capitoli, cosa cambia, come cambia il reddito di cittadinanza? Lo abbiamo già detto, si va verso una definitiva cambiamento della misura, scontro politico con chi ha creato questo provvedimento, ossia il Movimento 5 Stelle. Nel 2023 il beneficio sarà gradualmente cancellato per coloro che possono lavorare. I cosiddetti occupabili sono individuati in base all'età e ai carichi familiari. Devono avere tra 18 e 59 anni di età, non avere in famiglia disabili, minori o anziani over 60. L'anno prossimo gli occupabili potranno avere il sussidio per non più di 8 mesi e dovranno partecipare per almeno 6 mesi a un corso di formazione e riqualificazione, pena la perdita dell'assegno. Quindi capite bene che la misura piano piano andrà cancellata, o comunque ci saranno dei metodi di selezione evidentemente più severi, e anche in questo caso lo scontro politico sarà destinato a continuare anche nei prossimi giorni. Il taglio al cuneo fiscale, la decontribuzione per le assunzioni, anche in questo caso misure che erano state anticipate comunque nei giorni scorsi. Andiamo ancora per capitoli a leggere cosa è contenuto. Il bonus ai dipendenti con l'aliquota fiscale che scende dal 10 al 5% con la manovra per il 2023. Sono in arrivo anche norme per incentivare la contrattazione aziendale. In particolare scende dal 10 al 5% l'aliquota fiscale sulle voci salariali frutto di accordi integrativi. E ancora la parte che riguarda le famiglie, come cambia l'assegno unico per i figli, anche questa una delle misure già uscite nei giorni precedenti, appunto poi all'approvazione definitiva della manovra. Torniamo a Sandro e Dalisa. Tornerei sulla legge di bilancio, l'ultima mediazione poi parte, la manovra, il taglio al reddito, misure per 32 miliardi, Meloni un piano coraggioso che scommette sul futuro di famiglie, giovani, Conte, protesteremo in piazza. Io andrei a leggere i box, la necessità di tempi stretti, la manovra finanziaria 2023 licenziata ieri dal Consiglio dei Ministri a causa delle elezioni politiche che si sono tenute il 25 settembre passa attraverso
attraverso tempi contingentati per la sua approvazione finale in Parlamento e poi Camera, Senato e poi Bruxelles. Il testo della legge di bilancio deve essere approvato prima da Camera e Senato, poi spedito a Bruxelles entro il 30 novembre. La Commissione europea deve redigere un parere sul provvedimento. Il via libera dal Parlamento tornato a Roma. Il testo della manovra andrà approvato dal Parlamento entro il 31 dicembre, mentre è stabilito che eventuali disegni di legge collegati alla legge di bilancio siano approvati entro il 31 gennaio. L'esercizio provvisorio, se la legge di bilancio non fosse approvata entro il 31 dicembre, scatterebbe l'esercizio provvisorio, una modalità di spesa pubblica che fa riferimento al dato storico dei precedenti esercizi finanziari. Poi il reddito di cittadinanza, RDC ormai è l'acronimo di reddito di cittadinanza, una forma condizionata di reddito minimo garantito corrisposto a disoccupati, inoccupati oppure a lavoratori che hanno un ISEE inferiore a 9.360 euro l'anno. La misura tra i cavalli di battaglia del Movimento 5 Stelle è stata introdotta dal governo Conte primo, Movimento 5 Stelle Lega, nel 2019. Nella manovra del governo Meloni approvata ieri dal Consiglio dei Ministri, la copertura del reddito di cittadinanza è stata ridotta da 12 a 8 mesi per gli occupabili. E questo è quanto riporta il Corriere della Sera. Ora cercheremo di andare a raccogliere anche le opinioni degli abitanti di Sondrio. Grazie Elisa, apriamo una parentesi, sembra assurdo ribadirlo, però relativamente alla telefonata di prima noi ovviamente non facciamo richieste di denaro, se qualcuno appunto le avesse ricevute è pregato di contattare i nostri centralini, assurdo, ripeto, ribadirlo, ma evidentemente è meglio sottolinearlo. Continuiamo con la manovra di bilancio, stiamo leggendo i focus su quelli che riguardano i principali punti economici messi in atto dal governo guidato da Meloni e siamo con il tetto al contante a 5.000 euro. Anche in questo caso in realtà il provvedimento era emerso già nelle ultime settimane, stoppata all'ultimo minuto prima dell'ok al decreto aiuti quarter. L'aumento della soglia dei contanti arriva poi in legge di bilancio. Dal 1 gennaio 2023 il tetto dei pagamenti in contanti doveva scendere a 1.000 euro, ma appena insediato il nuovo governo ha subito fatto sapere di voler rivedere il limite verso l'alto. Penalizza i più poveri, aveva già detto in passato la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La prima ipotesi, rilanciata da alcuni membri del governo, è stata di innalzare il limite a 10.000 euro. Soglia poi, evidentemente, subito ridotta a 5.000 e inserita nel decreto aiuti quarter, ma nel testo finale è stata tolta visto il carattere di non urgenza. La norma sarà inserita in legge di bilancio, aveva dunque promesso la Lega, ed è stato così. Dal 1 gennaio 2023 si potrà pagare fino a 5.000 euro in contanti. Si torna così al 2010, quando la soglia era di 5.000 euro. Gli anni successivi era stata prima ridotta a 2005, a 1.000 nel 2011, nel 2020 era poi risalito a 2.000 euro in vista del cambiamento della nuova lotteria degli scontrini. Nel decreto aiuti quarter è stato previsto un credito d'imposta di massimo 50 euro per adeguare i registratori di cassa. E ancora salta il taglio dell'IVA su pane e latte, arriva la carta risparmio, e questa è una appunto delle misure, dei provvedimenti che vanno nella direzione degli aiuti contro il caro energetico, quindi contro il caro bollette. Salta il taglio dell'IVA su pane, pasta e latte. Al suo posto il governo ha pensato ad una carta risparmio che i comuni erogherebbero alle famiglie più in difficoltà, una misura sostenuta da un fondo ad hoc di circa 500 milioni di euro. L'associazione dei consumatori avevano aspramente criticato il taglio dell'IVA su quel tipo di prodotti, calcolando un risparmio per le famiglie di poco più di 20 euro l'anno, ma viene ridotta al 5% l'IVA sui prodotti di prima necessità per l'infanzia, pannolini, biberon, omogenizzati, ora al 22%. Sì, anche alla tampon tax con l'IVA al 5% sugli assorbenti. Questo appunto per quanto riguarda poi il taglio dell'IVA. E ancora andiamo avanti, sempre per capitoli, gli sgravi sulle bollette delle famiglie, un mix di interventi nel solco dei 4 decreti aiuti varati appunto nel 2022. Nel primo trimestre 2023 resistono una serie di agevolazioni contro il caro bollette per imprese e famiglie, perché si presuppone che il prezzo dell'energia elettrica resterà strutturalmente alto anche all'inizio del nuovo anno, e questo
ahinoi, era stato preventivato anche nei mesi scorsi da diversi analisti, la tendenza resterà questa. Dunque il governo conferma in manovra l'azzeramento degli oneri di sistema che servono a finanziare, tra le altre cose, gli incentivi per le rinnovabili, il costo del servizio default di fornitura gas per le imprese che non pagano le bollette, e pesa per il 20% della bolletta, che dunque ricade sulla fiscalità generale, invece ora viene coperto dal tesoro e costa circa 4 miliardi a trimestre. Confermato il bonus una tantum per i redditi bassi, calcolato su un ISEE che sale da 12.000 a 15.000 euro per pagare le bollette. È previsto inoltre un intervento più generoso sotto forma di aliquota maggiorata per il credito d'imposta, destinato invece alle cosiddette aziende energivore, che viene innalzato dal 40 al 45, mentre per chi non lo è, quindi l'aliquota sale invece dal 30 al 35, rateizzazione prorogata fino a 36 mesi per chi è in difficoltà con i pagamenti, e anche il fatto di poter rateizzare il pagamento era stato già ventilato nelle precedenti settimane, sempre come un aiuto per venire incontro alla spesa di famiglie e imprese. E ancora velocemente, scende lo sconto sui carburanti, sui carburanti, che dagli attuali 30,5 centesimi di euro passerà a 18,3. Da dicembre sarà ridotto il taglio sulle accise su diesel e benzina, in base appunto al, questa è ancora la bozza del Consiglio dei Ministri insieme con la legge di bilancio, le accise sulla benzina passeranno a 578,40 euro fino al 31 dicembre, mentre quelle su oli da gas o gasolio usato come carburante, in pratica il diesel, passeranno sempre però a partire dalla fine dell'anno a 467,40 appunto euro per 1000 litri. Si passa così dall'attuale taglio di 25 centesimi a un taglio di 15 centesimi con l'IVA, si tradurrà a dicembre in 18,3 centesimi. In meno, quindi questa è la sostanziale novità. Andiamo ancora ad aggiornare però l'apertura dei diversi siti, lo dicevamo all'inizio della trasmissione, il lutto nel mondo della politica, è morto a 67 anni Roberto Maroni, e tanti sono i messaggi che in queste ore stanno arrivando dal mondo della politica, ovviamente messaggi trasversali da tutte le parti politiche, lo vedete, sto facendo le cure, l'ultima intervista rilasciata al Corriere della Sera, in cui aveva detto: per guidare la Lega serve un moderato, non trascuro la malattia che mi ha colpito. E ancora sull'Ansa.it in primo piano ovviamente le parole del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni: nessun condono aiuti a ceto medio, non a ricchi, questa è una manovra figlia di scelte politiche, è una manovra coraggiosa, coerente con gli impegni che abbiamo preso con il popolo italiano e che scommette sul futuro. Provvedimenti per famiglie e natalità valgono 1,5 miliardi. Aggiunto mese di congedo parentale facoltativo retribuito all'80% utilizzabile fino al sesto anno di vita. Sulle pensioni, deciso di rivalutare le pensioni minime del 120%. La Premier assicura che non esiste alcun condono, ma solo un'operazione vantaggiosa per lo Stato. Buongiorno, in linea con chi parliamo? Pronto? Sì. Siete... Ah. Senta dal telefono e non dalla televisione, che non la sentiamo altrimenti, sì, spenga sì. Pure la televisione. Prego. Mi ascolta? Mi sente? Sì. Va bene. D'accordo. Fatto. Allora, volevo dirle, io mi chiamo, no? Quello lì di prima, Giovanni. No? Da Cassano Magnago, e io ho sentito una telefonata di una signora, no, guardi, che non... accusava voi, no? Adesso non rientriamo, sì, prego. Ma devono stare attente, che non è che siete voi. Ma ci no, sono ma dei malintenzionati che veramente, guardi, è assurdo che dobbiamo anziane... Ho capito, grazie, ho capito che si sta dicendo che è assurdo, lo dico anch'io sostanzialmente, lo ribadiamo quindi ancora una volta, mi sembra assurdo personalmente doverlo ribadire, ma ovviamente non chiediamo contributi in denaro, ripeto ai telespettatori, qualora si siano verificate queste chiamate di cui parla la signora, siete pregati di contattare il centralino, mi sembra, ripeto ancora una volta, assurdo ribadirlo, ma evidentemente
L'ho fatto, quindi appunto ovviamente non arriva da noi nessuna richiesta di denaro, ripeto, se è arrivata qualche telefonata ci sono i nostri centralini a disposizione. E ancora, siamo sull'ANSA.it, le parole appunto della Presidente del Consiglio che dice aiuti a ceto medio, non arricchi, lo vedete, alcune misure anche per quanto riguardano il welfare, aggiunto un mese di congedo parentale facoltativo retribuito all'80%. Noi ci fermiamo soltanto per qualche istante di pubblicità, a tra pochissimo. ETG Più Today, eccoci di nuovo insieme con la seconda parte della trasmissione. Allora, prima di leggere i nuovi approfondimenti, ovviamente che riguardano la legge di bilancio, la misura approvata dal governo Meloni, ora dovrà però passare all'esame del Parlamento e poi a Bruxelles, facciamo il punto sulle notizie sul traffico in collaborazione con ANAS. Allora, siamo sulla statale 344 di Porto Ceresio, corsia chiusa a causa lavori di manutenzione a incrocio Besano con direzione incrocio Porto Ceresio, il confine con la Svizzera. E ancora sul sito di ANAS viene appunto riportata la statale 11 Padana Superiore, in questo caso lavori a incrocio Casello Rondissone, la A4 Torino Trieste. Per restare informati e avere aggiornamenti in tempo reale è possibile consultare il sito stradeanas.it o chiamare il numero Pronto ANAS 800 841 148. E siamo, come detto, all'economia. Ovviamente la notizia di giornata, la manovra finanziaria, la legge di bilancio si è chiusa, si sta chiudendo con gli ultimi interventi, la conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri di questa notte che ha appunto varato la nuova manovra. E lo vedete in apertura del Corriere della Sera, le parole della Premier Meloni, aiuti al ceto medio, non è ricchi, pensione a 62 anni con paletti di buonsenso, e ancora nel testo flat tax, bollette, le misure in manovra che abbiamo avuto modo di leggere nella prima parte. Il welfare con il reddito di cittadinanza nel 2023, solo 8 mesi per chi può lavorare, dal 2024 sarà abolito. Ovviamente lo scontro in maggioranza, la rabbia di Conte, il Movimento 5 Stelle, padre della misura, ossia del reddito di cittadinanza. Ancora diversi focus di approfondimento che riguardano la legge di bilancio e poi appunto la morte di Roberto Maroni, aveva 67 anni. Venerdì, nella giornata di venerdì, saranno celebrati i funerali a Varese, dove era nato l'ex governatore lombardo, ex segretario federale della Lega ed ex ministro, appunto malato da tempo. Nell'ultima intervista, per guidare la Lega servo moderato, non trascuro la malattia che mi ha colpito, queste le parole che Maroni aveva rilasciato in un'intervista al Corriere della Sera. Ovviamente il ricordo bipartisan che sta arrivando da tutto il mondo politico, il ricordo di Salvini, buon vento Roberto, leghista per sempre, e ancora la famiglia che ha annunciato la scomparsa di Maroni con un post sui social, grande marito e padre, queste appunto le parole sulla pagina Facebook di Roberto Maroni relativamente alla famiglia che ha annunciato la scomparsa. Siamo alla manovra allora, con le parole del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che dice, ha presentato oggi la manovra varata nelle scorse ore dal suo governo nella finanziaria che ora affronterà il vaglio del Parlamento e che dovrà essere approvata entro il 31 dicembre. Sono contenute diverse misure, dall'abolizione del reddito di cittadinanza a partire dal 2024 alla flat tax da quota 103 per le pensioni al dimezzamento delle aliquote sui premi di produttività. Meloni ha definito la manovra coraggiosa, coerente, che ricalca una visione politica, non un lavoro ragionieristico, aiuterà i redditi medi, non i ricchi, ha spiegato, ma quando mancano le risorse, ha detto, non si pensa al consenso. Una posizione ribadita anche dal ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, che ha parlato del
coraggio di scelte impopolari. La Premier ha spiegato che dei 35 miliardi totali impegnati nella manovra, 21 miliardi saranno impiegati contro il caro energia, e sostanzialmente aveva già ribadito la Meloni nei giorni scorsi l'impegno per contrastare attraverso appunto delle misure efficaci ovviamente il caro bollette, il caro energia, che sappiamo tutti aver colpito famiglie e imprese. Meloni ha poi elencato le misure presenti nella manovra, lo abbiamo visto in parte: la flat tax al 15% per gli autonomi con ricavi fino a 85.000 euro, e le altre due tasse piatte, tra cui quella sui redditi incrementali alle partite IVA che hanno una tassa piatta del 15% sul maggiore utile conseguito rispetto al triennio precedente, con soglia massima 40.000 euro, e ancora l'introduzione della tassa piatta al 5% sui premi di produttività fino a 3.000 euro contro il 10% previsto attualmente, che il fa il paio con l'estensione fringe benefit, il bonus sociale per le famiglie con ISEE a 15.000 euro, una tassa sugli extra profitti che passa dal 25 al 35%. Anche la tassa sugli extra profitti era stato un elemento che poi appunto è confluito nella legge di bilancio, di cui però il governo, la maggioranza aveva già parlato nei giorni scorsi appunto anche con questi numeri, quindi passa dal 25 al 35%. E ancora il taglio del cuneo fiscale, ha detto Meloni, non solo confermiamo quello presente ma aggiungiamo anche 1% di taglio per i redditi più bassi. Si tratta, detto, della misura più costosa della legge di bilancio, perché costa 4 miliardi. Buongiorno, con chi parliamo? Ah, pronto, mi sente? Sì. Niente, volevo sapere, di tutta questa legge che ha fatto adesso, questo decreto, ai pensionati cosa va in definitiva? I pensionati normali, cioè uno che è in pensione, viene riconosciuto l'Istat o no, ad esempio? C'è un aumento per queste persone che hanno un'invalidità o gente che è pensionata? Certo. Non ho ancora capito che quale vantaggio riescono ad avere i pensionati. Certo, grazie per la chiamata. Da quello che stiamo leggendo, dalle prime appunto articoli che stanno emergendo anche a seguito della conferenza stampa, abbiamo visto che il nodo pensioni riguarda adesso il mix, la combinazione ovviamente, come avviene in tutti i casi, tra anni di lavoro maturati e in questo caso la quota 103 per il prossimo anno, quindi per il 2023. Poi nel dettaglio appunto è presente il decreto che sarà ovviamente pubblicato, in quel caso evidentemente saranno elencati anche tutte le misure più nello specifico. Per quanto riguarda appunto adesso le prime informazioni che arrivano anche a seguito della conferenza stampa, abbiamo visto come cambia il mondo delle pensioni con quota 103 a partire però dal 2023, quindi dal prossimo anno. E ancora l'altro grande capitolo, perché quello che riguarda, abbiamo visto, il taglio del cuneo fiscale costa 4 miliardi. L'altro capitolo è quello da sostanzialmente 1,5 miliardi, riguarda le misure per la famiglia. L'assegno unico aumentato del 50% per tutti per il primo anno di vita del bambino. Per le famiglie numerose l'aumento del 50% dura 3 anni. L'IVA scende al 5% per tutti i prodotti della prima infanzia, e c'è una misura molto importante sul congedo parentale facoltativo. Le parole ancora della Premier: ho sempre pensato che molte madri non se lo potessero permettere con il 30% della retribuzione. Noi abbiamo aggiunto un mese di congedo facoltativo retribuito all'80% utilizzabile fino al 6° anno di vita, una sorta di salvadanaio del tempo, senza ritrovarsi in condizioni economiche difficili. Non ci sarà il taglio all'IVA su pane e pasta, l'abbiamo visto, perché non potendo distinguere il reddito di chi acquista quei beni, la misura sarebbe andata anche a chi non ne aveva bisogno. Ma abbiamo pensato di selezionare alcuni alimenti e usare 500 milioni per abbassare il prezzo su quei beni usando
la rete dei comuni, l'abbiamo visto, e abbiamo in mente di fare un appello ai produttori e distributori per aiutarci. Diremo chi aderirà calmierando il prezzo e quindi diremo quali hanno aderito alla nostra iniziativa e dove possono spendere quelle risorse. Lo abbiamo letto prima nei diversi focus, una misura sul Corriere della Sera, una carta che sarà erogata appunto dai comuni per andare incontro ovviamente a chi ha più necessità. Ma prima il nostro collegamento, io do il buongiorno, il benvenuto nella nostra trasmissione all'onorevole Stefano Maullo di Fratelli d'Italia. Buongiorno onorevole, grazie per essere in collegamento con noi. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Allora entriamo subito nel merito della riforma. Sentito le ultime chiamate, telefonate in diretta, ci chiedono, le rigiro quindi la domanda, ma sono previsti aumenti della pensione? Questa è l'ultima telefonata, abbiamo letto in realtà appunto che si parla di quando andare in pensione, quota 103 per il prossimo anno 2023. Io inizierei con questo. Beh, intanto credo che ci sia un dato che va sottolineato. Questa è una legge che vale 35 miliardi ed è una manovra d'emergenza che vede la gran parte delle risorse messe dove devono stare in questo momento, cioè a frenare lo shock energetico in bolletta. Quindi è una manovra che tende a coprire tutto ciò che serve per garantire che il sistema Italia continui a funzionare. È una manovra, come dire, che non può essere certamente espansiva, perché noi abbiamo un debito pubblico che è stato trasformato dai governi precedenti in qualcosa che, come voi ben capite, è insopportabile per il Paese, perché noi abbiamo ad esempio i titoli di Stato che rendono il 5-6% e sono, come dire, delle rese altissime che noi dobbiamo pagare per continuare a finanziare questo debito. E quindi è una legge di bilancio ed è un documento che va dal 2023 al 2025, dove due terzi delle risorse sono concentrate in favore di misure che servono a frenare il caro energia, che è quello che sostanzialmente penalizza tutte le nostre imprese, piccole, medie, grandi, e quindi sistema che consente di creare e mantenere i posti di lavoro. Probabilmente ce ne dimentichiamo, ma a qualche ora d'aereo dal nostro paese abbiamo la guerra in Ucraina, la scarsità delle materie prime, a cominciare dall'energia. E poi abbiamo sostanzialmente una condizione di post-Covid, che è quella che stavo illustrando prima, che abbiamo ereditato. E il rimbalzo della produzione proprio è stato, come dire, seguito da una fulminea salita dei prezzi. Le banche centrali continuano a aumentare i tassi di interesse e credo sia noto a tutti che ormai chiunque voglia prendere un mutuo per la prima casa si trova a dover pagare per un tasso fisso circa il 4% rispetto a due anni fa. Tendenzialmente credo siano quadruplicati i costi, quindi di questo occorre tener conto e qualche volta ce ne si dimentica. Certo, due terzi quindi delle risorse in realtà appunto era la linea dell'esecutivo che era stata già appunto anticipata nelle scorse settimane, sono stati di fatto inseriti per tentare di contrastare il caro bollette. Un'altra misura che farà discutere verosimilmente anche nelle prossime settimane è tutta politica, quella che riguarda l'abolizione del reddito di cittadinanza. In sostanza il presidente del Consiglio Giorgia Meloni già in campagna elettorale aveva comunque ventilato l'ipotesi di rivedere appunto la misura e quantomeno di porre in essere dei correttivi molto forti. Ora leggiamo appunto che nel 2024 si andrà verso l'abolizione. Sì, il concetto è sostanzialmente quello di un percorso che tende, come dire, a rimodulare il reddito di cittadinanza. La riduzione dell'assegno va a 8 mesi per il 2023 invece degli attuali 18, che come dire, sono veramente tanti, un anno e mezzo è quasi una cassa integrazione ordinaria o straordinaria, che dir si voglia, ed è prevista una riforma nel 2024. Questo perché? Perché noi abbiamo come dire, persone che sono tra i 18 e i 59 anni, insomma abili al lavoro, che come dire, abbiano un nucleo familiare particolare, quindi ci siano dei disabili, dei minori o persone che come dire, sono over 60, quindi gli anziani, a cui è riconosciuto nel limite massimo di 8 mensilità il reddito invece che delle 18 attualmente esistenti, che poi sono state sempre rinnovate. E poi è previsto un periodo di almeno 6 mesi di partecipazione a un corso di formazione o di riqualificazione personale. Tutti noi sappiamo che ormai siamo in un'epoca in cui occorre ed è necessario continuare a fare formazione continua, e quindi questo credo che sia uno degli asset principali della riforma, non fosse altro perché abbiamo visto che i famosi navigator sono stati un fallimento totale
totale, sono serviti ad assumere persone in maniera clientelare, in particolari zone d'Italia, questo occorre dirlo, e non hanno dato nessun risultato. In mancanza della partecipazione al corso di formazione o di riqualificazione professionale, ovviamente decadrà il sussidio, perché se non vuoi riqualificarti, se non vuoi metterti nelle condizioni di trovare un lavoro, non possiamo certamente fare questo. Stessa conseguenza anche nel caso in cui si rifiuti la prima offerta congrua di lavoro. Ecco, quindi il reddito sarà trasformato per poi cercare soluzioni alternative dal 1 gennaio 2024 e verrà sostituito da una nuova riforma di sussidi e di aiuti, e si stima con questo meccanismo un risparmio di quasi 1 miliardo per il 2023. E quello che però a me premeva poi sottolineare è che il governo italiano, l'attuale governo, non ha molto spazio fiscale, come dicevo all'inizio dell'intervento, intanto perché deve tener conto del livello altissimo di indebitamento che citavo prima, del giudizio delle agenzie di rating che sono tristemente famose nel nostro paese perché, come dire, poi influenzano i mercati con i loro giudizi, esatto, in maniera rilevante. E Moody's, tra l'altro, qualche settimana fa ha sospeso il giudizio in attesa appunto della legge di bilancio, e poi dei mercati che comprano o vendono il nostro debito a seconda di ciò che noi offriamo e delle condizioni politiche che vengono, certo, generate. Certo. Dico questo perché la redditività dei debito, dei titoli di Stato, come dicevo prima, è altissima, quindi noi dobbiamo pagare tantissimo in termini di interesse a chi compra il nostro debito. Ho capito, vi siete mossi in uno spazio molto limitato, ovviamente, per tutte le questioni, esatto, che ha detto. Un'ultima domanda, prego. Prego. I margini di manovra erano certamente molto ristretti, come lei giustamente sta sottolineando. Esatto, ho capito da quanto... Sì, una manovra giustamente poi di fatto era stato annunciato dalla sua... da Fratelli d'Italia fin campagna elettorale. Da Presidente del Consiglio, certo. Sì, ma che le risorse maggiori sarebbero state messe proprio sul caro bollette. Evidentemente poi le altre misure hanno dovuto trovare dei correttivi. Un'ultima domanda, l'innalzamento al tetto del contante 5.000 euro, lo abbiamo visto, in realtà era già uscita nelle scorse settimane, prima 10.000, poi appunto di fatto 5.000, una misura che però molti non vedono di buon occhio, a partire anche dai cittadini, dall'opinione pubblica. Ma intanto guardi, il livello del contante serve prevalentemente a chi, come dire, arriva in Italia e ha la necessità di utilizzare dei sistemi che tradizionalmente nel proprio paese utilizza. Penso a, come dire, all'incoming del turismo, che è soprattutto straniero, che nel nostro paese ha avuto un boom nell'ultimo anno. Questo perché? Ma perché dal punto di vista della legislazione europea ogni paese ha dei tetti completamente diversi. Ad esempio in Germania il tetto non esiste, è evidente che non serve al comune cittadino che non gira certamente con 5.000 euro in contanti, e premesso che va detto con molta franchezza che chi fa evasione fiscale non la fa in questa maniera, vista la tracciabilità dei conti correnti e soprattutto la possibilità che ha l'Agenzia delle Entrate e il Fisco di andare a verificare i nostri conti correnti senza neanche chiedere il permesso. Io credo che questo serva sostanzialmente a garantire, come dire, un concetto più di libertà e meno di coercizione, non certamente a pagare, come dire, il commerciante piuttosto che il caffè in nero, cosa che non fa più nessuno, perché chiunque si trovi in pubblico esercizio ha lo scontrino immediatamente, se non ce l'ha fa bene a chiederlo. È una misura semplicemente di libertà per evitare di essere in una condizione di totale illibertà rispetto a ciò che un cittadino può fare. Però a me preme anche dire una cosa, che il governo ha tagliato il cuneo fiscale con un provvedimento che vale 4 miliardi e 185 milioni. Sì, una delle cose più sostanziose. Esatto. Esatto, e poi che andrà a beneficio dei lavoratori fino al 3% per i dipendenti con reddito sino a 20.000 euro e al 2% per quelli sino a 35.000. Poi c'è l'estensione della flat tax, che vorrei ricordare che è qualcosa che serve ai tanti che lavorano con partita IVA, siano nuovi o giovani professionisti piuttosto che persone di un certo livello che hanno, come dire, una dimensione consulenziale. È un'estensione della flat tax fino a 85.000 euro per i lavoratori autonomi e le partite IVA, dicevo, e questa detassazione sui premi per i dipendenti, che garantisce una sorta di tregua fiscale, no? Con uno stralcio delle cartelle fino al 2015 per un importo massimo di 1.000 euro, che significa premiare chi non ha pagato una multa perché non ne aveva la possibilità, piuttosto che qualcosa che era ridotto veramente ai minimi termini, e quindi giustifica anche il fatto che si possa fare una cancellazione, anche perché sono
come dire, una dimensione di inesigibilità. Molte delle cartelle non sono proprio esigibili, vengono messi come posta di bilancio, ma non hanno la possibilità di essere riscosse. Certo. Io ringrazio per essere intervenuto con noi e per aver fatto appunto il punto, il focus sulla nuova manovra finanziaria, l'onorevole Stefano Maullo. Grazie e buon lavoro. Grazie. E continuiamo quindi a parlare di economia, lo abbiamo visto, una manovra che ha messo in campo quasi 2/3 delle risorse, intorno ai 21 miliardi, proprio per far fronte al caro energetico, al caro bollette. D'altronde, lo abbiamo ripetuto, era uno dei punti principali già annunciati nelle scorse settimane dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Torniamo da Lisa. Non so se ci sente, Lisa. E il caro bollette si fa sentire anche a Sondrio. Siamo in centro, all'interno di una gastronomia. Con me c'è Massimo. Massimo, avete ricevuto i primi conti? Sì, effettivamente sì. C'è stato più che raddoppio delle bollette energetiche e un aumento anche del costo delle materie prime. Voi avete già visto la prima fattura? Le fatture delle bollette elettriche sì, sono già 3 bimestri che paghiamo con cifre esorbitanti. Voi avete forni, frigoriferi che vanno ovviamente tutto il giorno, perché per cucinare e per mantenere ovviamente i cibi è necessario. Assolutamente sì, tutto piano cottura, forni, abbattitori e la linea dei frigoriferi per l'esposizione alla vendita. E come state affrontando questa situazione? Avete aumentato il costo per il consumatore? Allora, per quanto riguarda l'aumento dell'approvvigionamento energetico, ci siamo accollati tutti i costi noi, nella speranza di non bloccare il lavoro. Per quanto riguarda invece l'aumento delle materie prime, abbiamo dovuto gioco forza adeguarci, perché altrimenti si muore prima. Quali sono state le materie prime che hanno registrato un maggior aumento? Carne, latte e tutti i loro derivati, le farine anche. Lo aspettavate? Non così tanto. Si può dare un ordine di misura, insomma, riguardo a questo aumento? Beh, un ordine, consideri che noi si pagava il burro, faccio un prezzo per esempio, a 6 euro al chilo e adesso si arriva a quasi 10 euro al chilo all'ingrosso, quello per la lavorazione. È sicuramente un aumento molto consistente. Intanto qui siamo anche a Sondrio, che è anche ovviamente un territorio turistico. Questo tempo, insomma, sta portando la neve in quota, potrebbe essere un buon augurio, insomma, per la prossima stagione sciistica. Ma sicuramente sì, questa è, come dicevamo questa mattina, è manna caduta dal cielo. Avete già visto un certo movimento anche in termini di presenza in città, o comunque ci sono dei segnali che, oltre ovviamente all'arrivo della neve, vi aspettate per questo fine settimana magari un primo arrivo di presenze? Ma Sondrio, in quanto città turistica, non trae beneficio perché non ha pochissimo da offrire. Sicuramente chi ne trarrà maggior beneficio sono le località circostanti, si parla della Malenco, Bormio, Altavalle, Livigno, quelle zone lì sicuramente sì. Qui da noi molto meno. Meno, ma nonostante insomma l'impegno anche di poter far transitare almeno attraverso la città i turisti, almeno per una tappa. Beh, quello sicuramente sì. Senta, riguardo invece, tornando al nostro argomento di apertura, l'aumento dei costi, se non arrivassero degli aiuti concreti, cosa vorrebbe dire per voi? Ma qui sorrido, perché se gli aiuti concreti sono come quelli che ci sono stati dati per il Covid, preferisco non riceverne, perché poi dopo devo ridarli con gli interessi, per cui sinceramente, personalmente, preferisco non neanche prenderli. Siete, per quanto tempo sareste in grado di sopportare questa situazione? Ma questa è una bella domanda, nel senso che, ripeto, mettere in difficoltà, in crisi, i conti aziendali senza vedere la fine del tunnel è un problema.
confidiamo in chi ci governa in questo momento che si dia una mossa come ha promesso in campagna elettorale e che oltre alle parole adesso comincino ad arrivare i fatti. E voi siete un'azienda familiare? Noi siamo un'azienda familiare e questo è uno dei motivi per cui ci riusciamo a stare sul mercato, proprio perché comunque facciamo più ore noi e superiamo alla necessità di manodopera che comunque ci sarebbe. Ma le persone comprano meno? Le persone stanno molto più attente sicuramente, noi in termini di lavoro abbiamo perso tutto quello che è il lavoro che gravita attorno agli uffici e i luoghi dove i dipendenti fanno la pausa pranzo, perché abbiamo notato che si sono attrezzati in maniera diversa, chi si porta la famosa schiscetta da casa, chi comunque viene a prendere ancora oggi il pranzo ma se lo porta in ufficio, però buona parte di quel lavoro è andato perso. Un pronostico per queste festività, sarà un Natale più povero? ci segniamo perché sinceramente non saprei cosa dire. In linea di massima, conoscendo il mercato, Natale andrà bene, perché comunque alla fine il consumatore a Natale non rinuncia. È quello che ci troveremo poi dopo eventualmente a preoccupare. Grazie mille. Grazie a voi. A Massimo, Vittoria, ti restituisco la linea. Grazie Elisa, grazie al tuo ospite. Siamo su Lanza.it, parliamo ovviamente ancora della legge di bilancio con un'ultima ora. Giorgetti, il ministro, si commuove parlando di Maroni, il bonus è suo, il bonus per chi resta al lavoro. Ecco le lacrime agli occhi che il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ricorda Roberto Maroni in conferenza stampa sulla manovra, che amandolo amichevolmente Bobo. Oggi appunto la scomparsa a 67 anni dell'ex ministro, ex governatore lombardo. Il bonus rinnovato in manovra, che prevede una maggiorazione del 10% per chi resta al lavoro pur con i requisiti per la pensione, è sua, non mia, dice appunto il ministro Giorgetti. Allora andiamo a leggere proprio il focus che riguarda le pensioni, da quota 103 al bonus Maroni per chi resta al lavoro. E lo abbiamo visto, l'avvio di quota 103, si potrà andare in pensione dunque con 62 anni di età e 41 di contributi, ma con paletti di buonsenso. Queste le parole del Presidente del Consiglio Meloni, e la rivalutazione delle pensioni dal 35% per le più alte al 120% per le minime. Ci sarà, ha detto poi il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini in conferenza stampa, un bonus a chi rimarrà al lavoro più del dovuto. Chi ha raggiunto limiti ma andrà avanti a lavorare avrà un premio del 10% sullo stipendio. È il bonus Maroni, hanno spiegato appunto Salvini e Giorgetti, che dell'ex ministro dell'Interno, morto oggi a 67 anni, erano dunque colleghi di partito. E ancora il reddito di cittadinanza, lo abbiamo visto, si va verso un'abrogazione della misura a partire dal 2024, probabilmente se ne discuterà ancora nei prossimi giorni. E poi le cartelle esattoriali di cui parlavamo anche con l'onorevole Maullo, in questo caso non è previsto alcun condono, ha precisato appunto Meloni, ma saranno annullate le cartelle inferiori a 1.000 euro antecedenti al 2015. Per tutti gli altri si paga il dovuto con una maggiorazione unica del 3% e la rateizzazione. Il tetto all'utilizzo del contante sarà esteso, lo abbiamo visto, dagli attuali 1.000 a 5.000 euro. Ci sarà una norma di contrasto alla concorrenza sleale a esercizi apri e chiudi, cioè quelli che aprono non versano un euro alle casse dello Stato, chiudono prima dei controlli, spariscono e ricominciano da capo. Parlando poi con l'onorevole Maullo di Fratelli d'Italia, abbiamo visto che secondo lui, appunto, citando le sue parole, l'innalzamento del tetto a contante è fatto in modo anche per una misura per favorire il turismo, soprattutto le persone che arrivano da quei paesi dove non hanno poi della regolamentazione come avviene in Italia. E ancora le parole di Salvini: la manovra porta soldi nelle case degli italiani, siamo soddisfatti. Il vice premier ha spiegato anche che chiederà all'Unione Europea il cofinanziamento del ponte sullo stretto di Messina, e ha spiegato l'importanza di questa infrastruttura paragonandola al Mose, che in questo momento sta salvando Venezia. Queste dunque le parole di Salvini alla misura. Io vi ringrazio per averci seguito, il nostro tempo è scaduto, come al solito vi ricordo però l'appuntamento con l'informazione, il telegiornale, a partire dalle 12:30. Grazie per essere stati con noi, una buona giornata.